Ancora code sull'autostrada A4 Venezia-Trieste, sulla A34 Villesse-Gorizia e sulla A23 Palmanova-Udine. Dopo la mattinata caratterizzata da forti congestioni e rallentamenti, la situazione non si è ancora risolta. Una serie di incidenti, 5 in tutto, accaduti in punti diversi della rete, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, e alcuni guasti a mezzi pesanti. Il flusso di traffico, già molto intenso e rallentato, ha subito un'ulteriore congestione. Molto elevati i transiti dei mezzi pesanti dopo le giornate festive, durante le quali non hanno potuto circolare. Quasi il 50% dei mezzi entrati alla barriera di Trieste Lisert nella fascia oraria 5 del mattino 13 erano mezzi pesanti. Attualmente sulla rete autostradale persistono code a tratti fra Sistiana e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia, rallentamenti alla barriera di Villesse con difficoltà di immissione dei veicoli in A4 e un chilometro di coda in A23 in prossimità del nodo di Palmanova. Il maltempo ha iniziato la sua opera su tutta la regione. Dalla notte la pioggia ha iniziato con leggera insistenza a cadere dalla costa ai monti, copiosa dal pomeriggio dopo la variabilità del mattino. Al momento di andare in onda non si segnalano disagi o interventi dovuti al maltempo. Il peggioramento è previsto dalle prossime ore, quando si prevedono anche temporali di forte intensità su pianura e costa, con i corsi d'acqua che potrebbero subire un inaspettato innalzamento dei loro livelli di portata dopo le secche delle ultime settimane. Occhi puntati sulla costa per le possibili mareggiate e fenomeni di acqua alta a Grado, Lignano e Marano Lagunare. In montagna neve oltre 1800 metri. Tre cittadini moldavi sono stati arrestati dopo un inseguimento lungo l'autostrada 28 intorno alle 4.30. All'altezza di Pordenone è stata segnalata la presenza di una vettura rubata poco prima in città. La squadra volante della questura ha iniziato l'inseguimento mentre la polstrada provvedeva alla chiusura del casello di Porto Gruaro. Nonostante le sbarre abbassate, i tre stranieri hanno forzato il casello, ma la vettura ha rimediato gravi danni e i malviventi l'hanno abbandonata poco dopo dentro un ricovero di mezzi per la manutenzione autostradale, seguendo la fuga a piedi. In zona sono state fatte affluire anche due auto del nucleo radiomobile dei carabinieri. I quattro equipaggi delle forze dell'ordine hanno accerchiato l'area, ma i tre moldavi non si sono dati per vinti e ne è nata una colluttazione, tanto che polizia e carabinieri sarebbero stati costretti a sparare alcuni colpi di pistola in aria per convincere i fuggitivi ad arrendersi. Rientro dal ponte del 25 aprile ha lasciato strascichi sulle strade della regione. In particolare diversi incidenti si sono verificati in provincia di Udine. Già alle 6 di questa mattina il primo sinistro lungo la tangenziale est nei pressi del sottopasso della ferrovia Udine-Tarvisio in comune di Tavagnacco. Un trentenne del luogo, alla guida della sua auto, forse per un mix tra colpo di sonno, velocità e asfalto bagnato, ha centrato in pieno uno dei piloni di sostegno del viadotto ferroviario, ricoverato a Udine in gravi condizioni. Nella tarda mattinata un pedone è stato investito in pieno centro nel capoluogo friulano. Per fortuna le sue condizioni non sono critiche. A Magnano in Riviera, lungo la statale 13 Pontebana, un frontale tra due auto. Non si esclude un sorpasso azzardato. Entrambi i conducenti trasportati a Udine e ricoverati per i forti traumi subiti nell'impatto. Infine a Remanzacco, lungo la strada provinciale della zona artigianale dell'Oselin, scontro tra due mezzi pesanti, feriti due conducenti, che ha obbligato la chiusura dell'arteria fino alle 14 per permettere la rimozione dei due camion e la messa in sicurezza della sede stradale. Segna il passo! Grazie.
Presidente, il significato del 25 aprile a Trieste? In questa città è un significato particolare, è la festa comunque di tutti i cittadini, e spero che sia la festa di tutti gli italiani, anche perché abbiamo bisogno proprio in queste ore non solo di festeggiare ma di riflettere, riflettere ai valori che ci hanno portato fin qui, a quelli della resistenza, della liberazione, alla nostra Costituzione per attuarla quotidianamente e per star vicino a quell'Europa che ha bisogno davvero di risentire quei valori. Quali sono i valori della resistenza oggi più attuali? Beh, indubbiamente la libertà di pensiero, di informazione. Questo un pensiero va sicuramente a Del Grande, che è stato liberato proprio in queste ore, ma credo soprattutto a quella capacità che devono avere i nostri giovani di sentire che quella libertà non è scontata, va davvero conquistata ogni giorno, ogni minuto. Il 25 aprile, come da tradizione, diventa una giornata di divisione invece di unità nazionale anche dalle nostre parti. Tutte le piazze principali hanno ospitato nella giornata di ieri le celebrazioni del giorno della liberazione dal nazifascismo. A Udine in particolare è vietata la manifestazione neofascisti di Risorgimento Sociale Italiano, Fiamma Nazionale, per paura di disordini contro la parte opposta già da giorni. Gli stessi, capeggiati dal segretario nazionale Salmè, hanno comunque fatto vedere la loro presenza in una via laterale di Piazza Libertà. Per loro è scattata il sequestro delle bandiere e l'allontanamento immediato. Peccato che la stessa cosa non sia stata applicata verso coloro che hanno esposto, sempre in Piazza Libertà, un vergognoso striscione che mistificava in modo ironico le foibe e sbeffeggiava le vittime vigliacamente trucidate dai titini e da alcuni partigiani comunisti italiani al soldo slavo, commemorati anche gli eroi di guerra nel cimitero del Commonwealth a Tavagnaco. A Gorizia è provincia tutto regolare, senza disordini o atti e azioni provocatorie, ma nel sano principio e rispetto i morti non hanno colore davanti al trapasso. Era stato espulso nel 2012 per iniziativa di Prefettura e Questura di Trieste il marocchino Moaner El Hawal, 29 anni, soprannominato Mido, arrestato a Torino per terrorismo. E quanto si ricava dall'ordinanza del giudice Edmondo Pio? El Hawal svolgeva attività di proselitismo dell'ISIS su internet attraverso una chat ricavata sulla piattaforma Zello. Il giudice rileva che era in Italia dal 2008, in stato di assoluta clandestinità, sottolineandone la competenza informatica, il rispetto con cui veniva trattato all'interno del gruppo di internauti e l'abilità a muoversi e comunicare senza lasciare tracce. A Torino era ospitato in un alloggio da due italiani, madre e figlio, di cui aveva conquistato la fiducia e che sono risultati all'oscuro delle sue pratiche. Due pediatri triestini sarebbero stati messi sotto accertamento dalla locale azienda sanitaria universitaria integrata e dall'ordine dei medici per la bassa percentuale di vaccinazioni tra i bambini da loro seguiti. Il procedimento sarebbe stato avviato anche in base ai dati complessivi della copertura vaccinale in tutti i circa 9.000 bambini residenti in città, ben al di sotto del 95% richiesto come soglia di immunità di gregge. Le verifiche sarebbero state avviate a partire da gennaio e i due pediatri sarebbero stati già convocati per un colloquio perché le loro coperture vaccinali erano inferiori del 50% rispetto agli altri colleghi. Alla base della scarsità di vaccinazioni potrebbe esserci tuttavia motivi legati non all'operato dei pediatri ma alla contrarietà di numerose famiglie alla vaccinazione. Presidente, oggi questa manifestazione proprio sul confine di Fernetti per sottolineare i grandi problemi che può creare all'economia, all'autotrasporto e la chiusura e i maggiori controlli voluti dall'Unione Europea sul confine. Sì, oggi questo incontro che si fa tutti gli anni da tantissimo tempo ha un significato particolare, è un incontro se volete anche simbolico, perché in questo momento questi confini per i quali noi tutti abbiamo lavorato per la loro apertura e per poter davvero unire i nostri popoli, in questo momento questi confini sono di nuovo alzati, sono di nuovo quei confini che creano difficoltà ai lavoratori contro uno dei principi fondamentali dell'Europa, cioè la libera circolazione delle persone, dei lavoratori, del lavoro, e vogliamo un po' sensibilizzare attraverso ovviamente la presenza della regione ma delle organizzazioni sindacali soprattutto, sensibilizzare i nostri paesi per cercare di trovare soluzioni che mettano in condizione i lavoratori di potersi spostare nel miglior modo possibile, ovviamente nella sicurezza necessaria in questo momento così complicato. Quindi quali interventi la Regione può effettuare nei confronti delle istituzioni nazionali e europee
anche alla luce comunque dei problemi oggettivi legati alla sicurezza. Ci sono dei problemi di sicurezza che non possiamo sottovalutare, non vogliamo sottovalutare, anzi abbiamo chiesto anche di rafforzare i controlli per quanto riguarda il nostro territorio, che resta un territorio comunque di confine importante, e lo stiamo facendo ormai da diversi mesi, da diverso tempo. Dall'altra parte però questo è un territorio che vive anche di lavoro trasfrontaliero, e quindi rispetto a quel lavoro trasfrontaliero noi dobbiamo cercare le condizioni, chiederemo al nostro paese, ovviamente anche alla Repubblica di Slovenia, ma anche agli altri paesi europei, di trovare quelle soluzioni che permettano almeno ai lavoratori di spostarsi in sicurezza, ma con maggiore capacità di farlo in tempi brevi. Quello che abbiamo visto lungo i confini in queste ore, in questi giorni, oggettivamente non aiuta le nostre economie. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Sono ancora disponibili 8 posti, per la precisione 4 a Pordenone, 2 a Udine e 2 nel Veneto. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 24 44.